Le economie globali ed italiane in particolare non godono di ottima salute, di conseguenza anche il mercato del cinema risente della crisi, ma mostra comunque vitalità. Dalla complessa ed accurata analisi economica contenuta nel rapporto 2009, il mercato e l'industria del cinema in Italia, realizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e presentata oggi presso l'Università LUISS di Roma, emerge che per la prima volta il saldo demografico delle imprese del settore è negativo. Sono ben 819 le aziende cancellate rispetto al 2008, ma il sistema produttivo sembrerebbe avviato ad un irrobustimento, come conferma il sorpasso delle società di capitali rispetto alle piccole e spesso vacillanti strutture che hanno da sempre caratterizzato il nostro apparato produttivo. Ciò nonostante, i film italiani prodotti registrano un calo: 131 nel 2009, erano 154 nel 2008, un dato negativo del 14,9%. Parallelamente diminuisce anche il numero delle opere realizzate grazie al contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo, passato da 41 a 26 film, con un taglio pari al 50% delle risorse economiche impegnate. Ma in controtendenza ai prodotti Made in Italy va segnalato l'incasso nelle sale, che aumenta di quasi il 15%, raggiungendo 623 milioni di euro al botteghino. Sotto il profilo occupazionale, infine, il cinema continua ad essere il vero motore di un intero macro settore che comprende anche radio, TV, musica e teatro, ed il polo cinematografico romano nel dettaglio conta il 40% del totale nazionale delle imprese e genera oltre il 60% di tutti i redditi da lavoro. Quanto è importante un rapporto di questo tipo, un rapporto economico, per conoscere nel dettaglio il sistema produttivo del cinema italiano? Dunque, il rapporto è importante per fotografare appunto una situazione. A questo andrebbe aggiunta anche un'analisi di tendenza. Stando a quello che è capitato nel 2009, possiamo dire che il cinema italiano ha tenuto l'attacco dei competitori internazionali. Certo, alcuni segnali di criticità stanno già emergendo. Sono segnali di criticità che, se presi in mano dal punto di vista di una soggettività forte, possono essere anche una grande chance. Perché? Perché il cinema italiano, a differenza di quello che si sente dire, è tutt'altro che un cinema finanziato, è un cinema molto privato, e questo vuol dire che se i soggetti diversi vengono coordinati per un progetto sistemico unitario, questo vuol dire che il cinema italiano, che pure sta bene, abbiamo visto Cannes, potrà ulteriormente guadagnare quote di mercato. E il cinema italiano sta certamente molto meglio, molto meglio. Che non vuol dire che sta bene, nel senso che sta molto meglio dal punto di vista della qualità del prodotto e dei suoi risultati, sia sul mercato italiano che sul mercato estero. Sta male perché, come tante cose in Italia, è regolato in modo impreciso e un po' approssimativo. L'esempio delle incentivazioni fiscali, che sono andate importantissime e che cominciano ad avere un effetto positivo, ma che sono andate in vigore praticamente vicino alla data di scadenza, è un caso evidente. Dovranno essere rinnovate, sono importantissime per il futuro del nostro cinema.